per Cilento Channel dalla redazione di Cannalonga, Daniele Romualdi, qui a Vallo della Lucania in occasione della festa di San Nicola a Rione Spio. Guarda, la nostra associazione è dedicata a Gilberto Battagliese, un componente della, appunto, dell'associazione Spio, che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa con un incidente sul lavoro, e appunto abbiamo deciso di dedicare la nostra festa e soprattutto il nome dell'associazione proprio a Gerardo, che ovviamente ci guarda da su, ed è grazie a lui anche che noi questa festa ci va sempre bene ogni anno e va sempre meglio. Sì, ovvio, certo, comunque la festa è dedicata ai bambini, infatti è proprio per loro che noi viene fatta la messa da parte di Don Aniello, mentre alle ore 19 la sera viene appunto fatta la messa dal Vescovo Ciro Miniero, e oltretutto poi invitiamo tutti gli spettatori, anche i loro figli, a venirci a trovare appunto durante la nostra giornata. Innanzitutto va bene, bisogna dire che non è assolutamente a scopo di lucro la nostra associazione, di conseguenza tutti i proventi della festa, oltre che andare appunto a pareggiare quelli che sono i conteggi, vanno per la chiesa. Infatti quest'anno inizieranno i lavori della ricostruzione del tetto appunto della nostra chiesa. Ci riuniamo ogni tanto per stare insieme con delle cene e per organizzarci un po', ma la festa non è soltanto questa, in quanto inizia con l'accensione del focaro il 6 alle ore 7, poi c'è la Santa Messa presieduta dal Vescovo Ciro Miniero, e poi per le ore 10 ci sarà anche l'animazione per i bambini e la premiazione delle immagini, dei disegni rappresentati dalle varie scuole di Vallo della Lucania, e mentre la sera ci sarà uno spettacolo musicale e poi si mangerà il panino col soffritto e il vino, che è tradizionale di ogni anno.